play del BSL San Lazzaro. Si conclude la vostra stagione, comunque direi a testa alta, avete finito comunque facendo un break positivo. Muggia però in questa semifinale era troppo forte. Sì, hai detto bene, il nostro obiettivo era quello di venire qua e giocare una partita vera. Anche se il meno 20 casalingo oggettivamente non ci faceva ben sperare per la qualificazione, però siamo venuti qua, abbiamo giocato la nostra partita a viso aperto, secondo me una partita di livello complessivo più alta di quella che si è giocata da noi, che è stata una partita di livello più basso. Oggi invece è giocata meglio sia da noi che da loro. Devo dire che sono emersi i veri valori in campo, cioè Muggia meritatamente alla finale, però ripeto, io sono contento perché, come ho detto anche alla partita d'andata, noi non ci aspettavamo di essere qui, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, quindi va bene così, insomma. Quindi stagione comunque valutata positivamente, visto che siete arrivati forse anche un po' a sorpresa, però meritatamente a questa semifinale. Congratulazioni a voi, no? E alle ragazze. Grazie, speriamo di essere qua anche l'anno prossimo con un po' di esperienza in più, con la squadra cresciuta, e spero non contro di voi perché magari tra 20 giorni possiate festeggiare la promozione in A2, spero di non portare sfortuna, però la squadra mi sembra effettivamente di alto livello, che merita assolutamente la categoria superiore. Grazie. Eccoci qua con Coach Mura dell'Interclub Muggia. Altra vittoria per voi. Dovevate o era necessario solamente gestire il vantaggio di 20 punti. Avete comunque vinto meritatamente anche gara 2 qui al Palaquilinia. Complimenti alle ragazze. Sì, diciamo, abbiamo portato a casa questa partita. Ci tenevamo a vincere in casa e diciamo, a mantenere questa striscia aperta, anche per una questione di mentalità. Ecco, non volevamo accontentarci. Non abbiamo fatto una grande partita oggi, abbiamo giocato forse con un po' troppa superficialità in alcuni momenti, dall'altra parte però siamo stati bravi a leggere i momenti importanti della partita, e penso l'inizio, soprattutto grazie a Vida, l'inizio del terzo quarto, grazie a Silly, abbiamo dato le due spallate che ci hanno permesso di praticamente di arrivare già su più 20 oggi, quindi su più 40, e di chiudere il discorso qualificazione. Speravo in un finale migliore, un po' troppa fatica contro il pressing loro, c'erano tante giovani in campo, speriamo che gli sia utile per un futuro, perché abbiamo bisogno di tutte e 12 giocatrici, quindi deve essere scuola anche questa, ecco. Sì, infatti anche nell'ultimo quarto hai giocato quasi fino all'ultimo con le giocatrici migliori, proprio per mantenere alta l'intensità. Qual è secondo te la vostra arma in più, quello che avete ancora da dare per la fine della stagione, per la grande finale? Ma se noi giochiamo con intensità, soprattutto in difesa, poi possiamo correre in attacco, e anche oggi si è visto, giochiamo anche una pallacanestro gradevole. Se siamo un po' passivi dietro, poi facciamo fatica anche dall'altra parte. Oggi siamo stati, quando serviva, diciamo a tratti. Per la prossima settimana avremo bisogno di 40 minuti di fuoco, anzi di 80 minuti di fuoco, se vorremmo centrare questa promozione. Grazie. E con la FIP di Trieste, e avremo il bar dove consiglio di iniziare l'esperienza in fiera, un posto in cui assaggiare tutti gli oli messi a disposizione dagli espositori e capire quali sono i propri gusti, quali sono gli oli giusti e gli abbinamenti giusti per le pietanze che serviamo ogni giorno sulle nostre tavole, e poi ci saranno una serie di appuntamenti, abbiamo un calendario molto fitto di appuntamenti.